C'è un'azienda a Scandiano che quatta quatta cresce a doppia cifra tutti gli anni e questo ovviamente fa onore al territorio. È la BMR, siamo qua in compagnia con il suo presidente Paolo Sassi. Crescere adesso non è che faccia tanto effetto, ma voi crescevate anche l'anno scorso, due anni fa, cioè quando eravamo in piena crisi. Dal 2010 in poi il nostro fatturato è sempre aumentato, negli anni precedenti poco, negli ultimi anni diciamo che l'aumento è stato abbastanza consistente, ma quest'anno penso che faremo 50 milioni di euro, i dipendenti sono circa un centinaio. A cosa dovete questo straordinario successo? Le macchine che sono fatte secondo noi, secondo i clienti, in un certo modo e che quindi funzionano bene. E poi per il mercato di Sassuolo, soprattutto l'assistenza che forniamo quando manutenzione sulle nostre macchine e privilegiamo molto sia l'assistenza che i ricambi. E penso che questo ci abbia un po' premiato. Il mercato italiano è il 50% del nostro fatturato, è una fetta importante, però non è il fatturato totale. La Cina per noi non esiste, anche perché la tipologia di macchine che facciamo noi purtroppo sono quelle forse che i cinesi fanno meglio, però si sta riaprendo un po' l'Indonesia, il Brasile per noi si è ripreso molto bene in questi ultimi anni e quindi il resto del fatturato è diversificato un po' in tutti i paesi del mondo, parte l'Estremo Oriente. Ma perché cresce la richiesta di macchine per la squadratura, la rettifica, la lappatura delle piastrelle di ceramica? Perché secondo me creano un abbellimento della piastrella senza degli investimenti eccessivi. Poi la squadratura è importante perché io riesco ad avere in magazzino un monocalibro e quindi anche la gestione del magazzino è molto più facile. E poi un altro discorso, questa tipologia di macchine sta prendendo piede anche per il discorso delle grandi lastre, perché queste grandi lastre alla fine devono essere tagliate per ottenere dei sottomultipli, perché penso che il mercato della lastra è ancora una fascia abbastanza ristretta e quindi chi produce lastre comunque tutti le tagliano. Con il sindaco di Scandiano, Alessio Mammi, parliamo della soddisfazione che un primo cittadino di un comune italiano può avere nel vedere che aziende del suo territorio crescono addirittura a doppia cifra ogni anno come la BMR. La soddisfazione è grande ed è legata alla presenza intanto di un'azienda importante, che vuol dire creare sviluppo, vuol dire ridistribuire ricchezza sotto forma di lavoro, di posti di lavoro, e in questo momento sappiamo quanto sono importanti, ma anche di indotto. E poi sono doppiamente orgoglioso perché la BMR, anche in anni molto difficili come quelli che abbiamo alle spalle, ha saputo crescere, conquistare nuovi mercati, conquistare la fiducia di tanti clienti in giro per il mondo. Siamo a Villa Spalletti. Che cosa celebrate questa sera? L'altra volta avevamo celebrato il 40esimo. È rimasto nella memoria degli invitati e a distanza di 5 anni abbiamo deciso di ripetere l'evento senza un motivo particolare. Difatti abbiamo dato questo nome Red per richiamare il rosso, che è anche un po' il colore del nostro marchio. Due parole su questa serata, gli ospiti. Penso che chi ha confermato, mi sembra di aver visto che sia venuto, poi vedremo nel proseguo. Il numero delle presenze? Ma in teoria dovremmo essere 400, non so se saranno tutti.
prospettive per il 2016? Ma direi che sono abbastanza buone. Anche per il 2016 abbiamo già degli ordini, direi fino a aprile-maggio siamo coperti. E non vi viene voglia di fare il raddoppio? La famosa frase, voglio raddoppiare. Beh, raddoppiare non è facile. Comunque stiamo ampliando, stiamo costruendo un capannone nuovo, adesso a Scandiano, di 4.000 metri, perché il problema maggiore per noi adesso era lo spazio.